Cari amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo alle finali mondiali Ferrari ad Imola e ci ha raggiunto, fresco di ultima gara della LMS, Davide Rigon. Ciao Davide. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti da Imola. Allora, ben arrivato, e com'è andato quest'ultimo appuntamento e com'è andata questa stagione? Ma allora, col fiato fino all'ultimo ci giocavamo il campionato, diciamo che per un... diciamo un po' un problema di strategia all'inizio, ho dovuto salire nel stint centrale e non quello finale, che è quello ideale diciamo per noi pro, e ho fatto un bel stint da P11, sono andato P3, sono andato molto molto bene, la macchina volava, ero molto contento del bilancio della macchina, e poi purtroppo nell'ultimo restart di una full corsiello il mio compagno ha perso due posizioni e alla fine siamo arrivati quinti e non ci ha permesso di vincere il campionato, e purtroppo è andato in mano alla Lamborghini, che però vabbè, noi ce l'abbiamo messa tutta. Era il primo anno con la Ferrari per il team GR Racing, che passa da Porsche, si è innamorato della nostra Ferrari. È stato un anno di adattamento, però devo dire che sono stati bravi, e la macchina è sempre andata bene. Abbiamo fatto 3 podi, ha rischiato di vincere anche una, però niente, alla fine siamo terzi in campionato sul podio abbastanza, ovvio che conta solo quello che vince, però dai, alla fine abbiamo fatto il meglio, abbiamo fatto il massimo, adesso pensiamo al prossimo anno e concentrato comunque con le mie altre gare. Allora, prima di passare al prossimo anno, che ci sarà tanto da lavorare, ti chiedo, quest'anno è iniziato col botto, perché vittoria storica a Daytona, te l'aspettavi di riuscire a vincere? Allora, aspettavi, ti dico solo che quella vittoria l'abbiamo costruita almeno da un anno e mezzo o due, devo dire che ci abbiamo lavorato, è stato un lavoro di squadra, di Ferrari, da casa, veramente abbiamo preparato tutti i dettagli per portarla a casa questa gara, che è la prima dell'anno, quindi non è che ci siamo svegliati a Natale per preparare questa gara, ma veramente devo dire più di un anno abbiamo lavorato insieme a tutti i ragazzi ingegneri e sicuramente anche con il team Risi americano, e l'abbiamo preparata alla grande, però in America con queste safety car che tengono tutto aperto fino alla fine non si sa mai cosa può succedere, e portarla a casa è stata una soddisfazione enorme. Ferrari non diceva, adesso non so, sono un poco preparato, non so da quanti anni. Sì, no, diversi anni. Si sa che gli americani, se possono, danno una mano ai team un po' americani, e portarla a casa noi dall'Italia è stato fantastico, ce l'abbiamo messa tutta, è stato un onore condividere la macchina con Pier Guidi, Serra e Calado, tutti e quattro abbiamo fatto un gran lavoro, zero errori da parte nostra, è successo veramente di tutto in questa gara, durissima, però l'abbiamo portata a casa e siamo veramente stati felicissimi. Bellissimo iniziare l'anno così, e sarebbe stato bellissimo altrettanto riuscire a fare il bis a Spa. Purtroppo è arrivato solo un secondo posto, rocambolesco, però la conferma che comunque anche lì siete stati competitivi, dopo aver sofferto diciamo nel primo anno della 296, quindi 2024 la macchina c'è. Sì, sì, sicuramente positivo, anche Spa, sottolineo che l'abbiamo preparata incredibilmente, erano i due obiettivi grossi dell'anno, perché appunto Le Mans era un altro obiettivo, ma lì facendo parte, comunque devi fare l'equipaggio con i gentleman, non si sa mai cosa può succedere in gara, e invece sulle gare diciamo pro abbiamo un po' più il controllo, però sappiamo che il livello è veramente altissimo. Spa ci stava riuscendo fino a 55 minuti dalla fine, all'ultimo pit purtroppo abbiamo trovato la pit lane chiusa, però noi eravamo primi, eravamo lì, e tanti ci hanno fatto i complimenti, però alla fine fra un anno nessuno si ricorda che eravamo noi da vincerla quella gara lì. Complimenti a un altro italiano, a Drudi, che l'ha vinta, però ce la meritavamo, devo dire, anche quella. Sicuramente la 296 ha fatto un gran progresso, abbiamo lavorato molto, devo dire che la macchina è nata molto bene, addirittura quasi troppo bene, perché i vari campionati ce l'hanno diciamo molto strozzata con il famoso BOP, e quello purtroppo è una cosa che fa parte del nostro mondo endurance, lo accettiamo, e quest'anno siamo riusciti a sistemare ancora meglio i dettagli della macchina. Passando invece al mondiale, prima vittoria al Fuji, ti sei diciamo tolto quasi un peso, se vuoi, perché comunque anche il WEC non è facile.
Sì, veramente, mi è stato tolto un peso perché Thomas Flor, il mio compagno, e Francesco Castellacci, abbiamo fatto veramente una bella stagione, anche se non si è vista. Spesso eravamo molto molto competitivi, però per una cosa o l'altra, strategie, non siamo mai riusciti a metterle insieme. E Fuji è veramente riuscito tutto, è andato bene, da metà gara in poi, quando sono salito io. È stato veramente un'emozione, perché la macchina volava, ho fatto molti sorpassi, che non è facile il Fuji, è stato difficile gestire le gomme, non ho cambiato le gomme, è stata una gara di strategia e di velocità. È stato finale bellissimo. Molto concitato, perché abbiamo visto parecchie battaglie. Parecchie battaglie, i prototipi che arrivano, che anche loro sono in lotta, quindi ti prendono al limite. Io sono stato bello il mio sorpasso all'esterno, la curva lunga a destra, che diciamo dalla TV sembra facile, ma è una curva che praticamente entra, che è cieca, poi va in discesa e poi arriva in salita. E è stato bello che l'ho giocata di esperienza, ho pensato lì, i prototipi passano lì, sicuramente ci sarà grip. Io ho scommesso che spero ci stava, insomma la macchina c'è stata e sono riuscito a fare il sorpasso, perché purtroppo in rettilineo la McLaren andava molto più forte di noi e noi invece andavamo un po' più forti in curva. Quindi è stata una super gara, adesso prontissimi per Bahrain. Ma nel WEC la difficoltà, oltre a farsi doppiare dalle hypercar, quest'anno sono state anche le nuove gomme, per di più senza riscaldamento. Quindi... Sì, certamente le nuove Goodyear sono delle gomme buone, però noi venivamo dalle gomme confidenziali Michelin, fatte per noi, per la nostra macchina. Qui è diverso, sono delle gomme uguali per tutti, che dobbiamo gestire, non sono sicuramente, col setup dobbiamo cercare di adattarci il più possibile alla gomma. In certe piste sono ok, in certe più difficili. E devo dire che Fuji è andata bene, però diciamo l'approccio pilota, come la porti in temperatura, come riesci a gestire i primi giri, proprio cambia tutto lo stint, che devi fare doppio stint di 2 ore, ricordiamo. Certo. Sì, questa è stata una gran novità. E lo scaldone, sì, la mancanza delle termocoperte. Diciamo che abbiamo sofferto nelle piste come Spa, come Le Mans. Quelle più fredde. Già Fuji era abbastanza caldo, adesso andiamo in Bahrain, Austin era abbastanza caldo, quindi diciamo veramente fai 4 curve, hanno veramente un innesco veramente semplice. Abbiamo detto IMSA, GT World Challenge, WEC, European Le Mans, ma Davide Rigon come fa a cambiare anche l'approccio mentalmente? Perché sono 4 campionati completamente diversi, sia come partecipanti ma anche come regolamenti. Sì, diciamo che il più diverso è l'IMSA alla fine, in America, dove che è lì le regole sono diverse, anche il semplice restart da una safety car non è come le norme europee, che tu devi aspettare diciamo di passare nella linea della start finish line, ma lì quando dicono green te lo dicono per radio, perché tu magari sei dall'altra parte della pista, tu puoi sorpassare. E quindi è un po' da pazzi, devo dire, le prime gare che fai IMSA bisogna avere delle esperienze, perché ti saltano addosso, devi stare veramente sveglio in ogni momento, e la gara fino all'ultima ora, anche se ne hai molti di più, non è mai detto cosa succede, quindi è strano che devi trovarti con più benzina, con le gomme più fresche all'ultima ora per cercare di non fermarti alla fine. È un po' tutta una strategia molto, molto difficile. E invece gli altri campionati, WEC, ILMS e GT World Challenge, abbastanza, diciamo, le regole sono europee, abbastanza normali, ecco. Più facile adattarsi. Più facile adattarsi, perché io sono nato qui, sono le mie regole, diciamo, che conosco meglio, però ecco. Devo dire che IMSA mi fa divertire, anche se purtroppo non sai mai cosa succede, però mi fa divertire. Quest'anno abbiamo finito secondi in campionato, abbiamo rischiato di portarla a casa Petit Le Mans 10 ore la settimana scorsa, eravamo molto competitivi, siamo stati i primi dalla 4ª ora alla 9ª, e poi purtroppo non siamo riusciti a vincere, però è stata molto bella. Allora, ti direi, dulcis in fundo, è arrivata la notizia del rinnovo del contratto, quindi la Ferrari si affiderà a te per il lavoro ancora sulla 296, che l'anno prossimo entra nel terzo anno. C'è già qualcosa in cantiere, perché nel terzo anno di solito iniziano a studiare le Evo.
Sì, innanzitutto spendo una parola per dire che appunto dal 2010 che sono con Ferrari, ho iniziato come pilota di riserva con la FDA, è stato un lungo cammino, sono praticamente, la mia carriera è nata dalla Ferrari, quindi ringrazio molto la squadra, la scuderia Ferrari e Ferrari Competizione GT, mi hanno dato il permesso di mettermi in luce in tutto il mondo e ringrazio molto, sono veramente onorato di guidare queste macchine meravigliose. E sì, adesso abbiamo qualcosa in cantiere, però il regolamento non ci permette di fare molte modifiche il prossimo anno, sono piccole cose di elettronica per il prossimo anno, ancora lavoriamo un po' col setup, con le simulazioni, sistemare un po' il setup, di trovare il meglio di quello che abbiamo. Poi stiamo già lavorando per il 2026, che stiamo sviluppando una nuova aerodinamica, con dei concetti, diciamo, per gestire meglio la gara, ecco, diciamo, perché c'è sempre questo BOP che non è che se metti più carico, che come in Formula 1 più carico trovi e lo puoi mettere in pista, lì no, deve essere oggetto a BOP, quindi se trovi carico devi riuscire a gestirlo nel migliore dei modi. Sì, quindi è un anno importante il prossimo per preparare il meglio, poi anche il 26. Domanda forse un po' più scontata per concludere, ma non più di tanto. Dopo così tanto tempo in rosso, qual è ancora il tuo sogno irrealizzato che hai nel cassetto? Ma è realizzato... Perché hai fatto talmente tante cose. Sì, sì. Ma allora ho la fortuna che appunto, non sono scordato di dirlo, faccio parte del simulatore Formula 1, quindi... Credo con i migliori ingegneri del mondo, vedo come si sviluppa la migliore macchina del mondo, il campionato più competitivo del mondo, che è sicuramente la Formula 1. Faccio molte giornate al simulatore, avrò possibilità di guidare anche la Formula 1, la macchina ogni tanto, quindi non magari quella recente ma quella di 2 anni prima. Quindi questo è veramente un sogno, che è quello da piccolo, che guida la Formula 1, vabbè non guido in gara, però almeno una volta, 2 o 3 all'anno riesco a guidarla, che credo non lo fanno tutti, è un sogno importante che ne sono sicuramente onorato. Non nascondo che, diciamo, che il sogno LMH rimane lì, però capisco anche il punto di vista diciamo aziendale, ci serve qualcuno che guida il GT, serve qualcuno che veloce affidabile che preparare al meglio, c'è un programma Hypercar, c'è un programma GT e io sono onorato di far parte del programma GT e cercare di vincere con la 296, fare il meglio, ognuno abbiamo i nostri compiti nella scuderia, nella squadra e quindi dobbiamo ognuno di noi in Ferrari fare il nostro meglio e io il mio compito di fare il meglio con la 296 e cercherò di portare a casa risultati. Grazie mille, buon lavoro perché ce n'è parecchio e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao Davide. Okay. Ciao, grazie a tutti, ciao.